miei cari confratelli, miei cari consorelle, mia carissima famiglia salesiana tutta, carissimi giovani e le vostre famiglie e amici che possano trovare questo saluto. E mi trovo qui per dirvi buon Natale, buon e santo Natale per tutti voi, nelle vostre famiglie, nelle nostre comunità, negli spazi dove ci troveremo in questi giorni per vivere belli momenti. Sono giorni di una grande grazia e tenerezza, perché giustamente celebriamo l'amore di Dio per la sua umanità, la donazione di questo amore di Dio in Gesù. Celebriamo questa tenerezza di Dio verso tutti noi. Celebriamo un mistero meraviglioso di presenza di Dio nella storia della umanità, di salvezza, di redenzione. Veramente sono tanti i motivi per sentirci profondamente bene, perché siamo profondamente amati da Dio. Ma allo stesso tempo sappiamo che questa umanità e in questa creazione non tutto va bene. Facciamo tante volte fatica per esempio per prendere cura del creato. È stata incredibile l'espressione di migliaia e migliaia di giovani nel mondo che hanno detto: no, basta, dobbiamo cambiare questa realtà. Ma ancora non si fa. Terribile, e ci colpisce tanto, la realtà delle persone che muoiono nel mare, di quelli che devono lasciare la sua patria, la sua terra, perché cercano un spazio di pace per vivere. Tanti ragazzi e ragazze minorenne che vengono qui da soli perché sembra che non hanno niente da perdere. Sembra che hanno perduto già tanto. E la realtà della guerra, la realtà di tanto dolore, questo è vero. Anche quello che sembra semplice, tantissimi di voi giovani con una eccellente formazione e vi trovate stanchi perché non si trova quel lavoro degno per fare realtà un bellissimo progetto di vita. Questo colpisce la nostra umanità. Anche questo si fa presente come dolore nel mistero di un Natale dell'amore di Dio che si fa verbo, carne, in mezzo a noi. Allora, allo stesso tempo che vi auguro un bellissimo Natale, chiedo a Dio e chiederò nella mia preghiera la benedizione per tutti voi, per tutti noi. Chiederò di vivere veramente questa tenerezza dell'amore di Dio per i suoi figli, le sue figlie, e chiederò il dono di avere occhi per vedere e cuori più aperti per aiutare a dare passi, a risolvere a volte queste realtà che ci colpiscono tanto. Perché assieme all'amore di Dio dobbiamo aggiungere anche il nostro sforzo, i nostri impegni e tutte le nostre energie per fare una umanità più bella e un creato meraviglioso. Nel nome del Signore, tutto il bene, buon e santo Natale. Ciao.